ragazzi, molte polemiche, mi hanno scritto molti poliziotti sulla frase ieri del brasiliano, meglio inaccettabile veramente. Ma dai, era una battuta, su, dai, sì, ma, inaccettabile. Ma era una battuta. E te lo dice il nipote di un questore, ma era una battuta, io... dai. Beh, meglio sì, un brutta. Però la rima non era male, meglio un figlio col culo rotto piuttosto di un figlio poliziotto. Beh, è detto da un ex criminale. Oh, ma non era male. È chiaro che se l'è inventata lì, è un comico nato, è un comico nato. È un ex criminale. Sì, ho capito, ma è un comico nato, è un comico nato. Ho scoperto che come non solo è un ex criminale, ma è un micro pisellino della durata dei 22 secondi. Testimoniato dalla dottoressa Comi, peraltro. Scusi, dottoressa Comi, i piselli che lei ha incontrato e ne avrà incontrati nella sua attività di OnlyFanser o comunque nella sua attività tanti, di creator. Però... Beh, sì. Beh, certo, di creator. Di creator, sì. Ne ho visti. Sì, ne ha visti, no? Lei ne ha visti. Sì, sì. Anche se ci ha appena detto che lei è bisessuale e sì, preferisce le cose a tre, diciamo. La sua composizione ideale è il sesso a tre, giusto? Beh, sì, dipende, insomma, si varia un po'. Cioè, si varia un po'. Però le piace questa situazione a tre. Certo, le piace? I trisom, certo. I trisom. Molto. Ma col suo fidanzato anche con persone che non conosce? Beh, se non ho il fidanzato, no, beh, comunque ma no, con persone a caso, certamente. No, persone a caso, certamente. Cioè devo essere sicura. Così, ripetiamo un attimo che cosa ha detto del Calippo Tour, che è sulla bocca di tutti. Lei ha detto io non lo farei mai. No, ognuno fa quello che può con quello che ha. Con quello che ha. Purtroppo. Lei non lo farebbe mai neppure per un appartamento. Ci vogliono No. Scusi un attimo, lei che tipo di piselli ha incontrato, mamma diciamo? Mia. Per esempio al sud, c'è qualche differenza con i piselli del sud? Al sud sono molto pelosi. Ma pelosi? Come pelosi? Pelosi, sì, perché lì l'uomo, no, non si deve fare i peli. Ma chi ha detto tutta questa roba? Mentalità, ma dove l'ha visto? Retrograda. Ma neanche sì. A Batantuoni, l'eccezionale veramente. Sono io che faccio i D-Crate. Fai il D-Crate. Io che faccio il D-Crate. Cioè, tu dici, hanno anche il pisello peloso, cioè troppi peli. Troppi diciamo. Peli. A lei piace l'uomo anche un po' depilato. Il pratino, per favore. Sì, depilato. Lei piace l'uomo depilato. Depilato, bene. Pulito. Musica. Allora, il mitologico professor Gabriele Antonini, buonasera a voi. Che io un po' di scienza. Che po' di scienza. Mi interrompo subito. Sì, io dica. Ho visto molti più di lei e quindi posso dire che i pazienti del sud sono ben curati, si depilano, quindi non ci sono. C'è smentita subito. Assolutamente. Sono stata poco fortunata. Sicuramente. Scusi un attimo, professor Antonini, lei sì, è vero che lei almeno 50 uccelli al giorno li vede, no? Mediamente, al giorno, no? Mediamente. Addirittura. Aspetta un attimo, ci facciamo che due c'è? Conti senza chiamare l'istituto di statistica. Allora io l'avevo soprannominata il re delle pompette. Lei quanti impianti idraulici? 50 piselli al giorno per no, diciamo... facciamo una, quante visite fa lei al giorno più o meno? Beh sì, una cinquantina. Cinquantina la mattina e 20 il pomeriggio. Non tutti i giorni, però mettiamo 3 a settimana. Sono 150 uccelli a settimana. Sono 150 sì a settimana, moltiplicato diciamo 4 che sono le settimane, fa 600 al mese. Sì, no, magari anche gli stessi rivisita poi. Beh, certo. 600 al mese è moltiplicato, diciamo 12? Lei lavora 12 no, mila? No, 13? No, 10? Io lavoro 8 mesi l'anno. Ah, 8 mesi l'anno. Fa un cazzo praticamente. Ah, scusi, 8 mesi l'anno. Scusi, 8... Per 8 mesi sono 4.800. Sì, diciamo 4.000 tra 4.000. Circa 4.000. Quindi sicuramente più di lei. No, questo non so io. Questo sicuramente. Lei l'avevo soprannominato il re delle pompette perché è quello che si è inventato, che fa più impianti idraulici, diciamo. Assolutamente, no? Sono quello che mette più protesi peniene in Europa. Mi dispiace più protesi tanto. Peniene in Europa. Ma perché tanto. Ti dispiace? No, salva, per lui. Salva la vita sessuale delle persone. Per la gente che si deve mettere soprattutto questa quelli cosa. Che hanno problemi gravissimi. Sì, ma mi dispiace per chi se le deve mettere. Ecco, Vannacci ha detto grazie. Scusi un attimo, allora qui lei ci ha portato oggi una roba che è quella roba là che in cui il pene si mette in trazione. Ma tutto l'armamentario. Tutto, la prima cosa là che ma lei di fronte. Perché Radio 24 l'ha portato? Allora qui questo qui è uno strumento che serve per fare una trazione sul pene. Cioè per allungarlo? Sì, serve per allungarlo. Diciamo che l'allungamento del pene non esiste. Sì. È un qualcosa che serve per bloccare l'accorciamento, che succede spesso dopo i tumori alla prostata, perché quando un uomo non c'ha più la prostata, non ha più una buona vascolarizzazione del pene, il pene si fibrotizza, cioè diventa cicatriziale e si accorcia. E dunque? Con questo con questa trazione riusciamo a bloccare questa... Cioè si allunga leggermente? E certo, ripristiniamo soprattutto... Ma quanto si può allungare? Beh, dipende da quanto si è accorciato. Questo è più o meno, che ne so, 2-3 centimetri si riesce a... Centimetri, anche 3 centimetri. Me lo faccio vedere un attimo. Come funziona? Si mette l'uccello là in mezzo e poi faccia lei. Si infila. Facci lei. Si infila, il pene qui dentro. Mamma mia. Qui c'è il glande che viene chiuso e poi piano piano viene fatta questa trazione. Ci sono
delle molle che piano però. Piano lo allungano. Piano piano lo allungano. Ma fa male? Ma lo, no, fa, lo fanno fa. Questo lo usano in Iran anche come tortura, in Iran probabilmente, per i dissidenti. Si fa delicatamente. Ma lo fanno, scusi, lo fanno anche persone che non hanno nulla? Assolutamente, il problema è quello. Cioè? Siccome è uno strumento che si trova in commercio, molti pazienti lo acquistano online. Per allungarsi il cazzo? Assolutamente. Per allungarsi no, nella speranza di poterlo allungare, mamma però non si allunga. Mamma mia. Scusi, invece pensa quello... che Spatalino gli ha messo la testa, ad esempio. Cioè, Spatalino, ti do una notizia oggi, non ti ho dato notizie. Pensa, la notizia è questa. Enzo Spatalino ha visto questo oggetto su completo, l'ha comprato e ha messo la sua testa di cazzo dentro lì e ha provato a allungarla. Pensate. Scusi, invece quell'uccello lì serve per farci capire la di fronte che siamo... Allora, qui dentro c'è una protesi peniena, è un demo per far vedere come funziona. Ma non vogliamo vedere. La pompetta sta qui dentro, dentro la borsa scrotale, eccola qua. Azionando la pompa, il pene va in erezione. Eccolo qua. Già sta in erezione. Lei ha mai scopato con uno che c'ha la pompetta? No, mai. Mai. Ma non lo sa, non lo sa, perché se l'ho operato io non si vede. Cioè, vabbè, comunque, quando uno aziona la pompetta per farla allungare, si vede. Allora, rimanga tra noi. Io so di un mio paziente che ha avuto un rapporto con lei e lei non se ne accorge. Ma veramente? Beh, sì. Con me? Sì. Non ci credo. Suo paziente che è dotato di pompetta. Ma come piccolo ma mondo? Ma l'avrà raccontata così? No. Figuriamo. È una persona serissima, dottor Antonini. E io sono curiosa. Però scusi un attimo, la pompetta praticamente uno va, come lo sappiamo, uno aziona da sotto, no? Sì. E poi il pene si allunga. Si mette in erezione. Finché il paziente non spinge un bottoncino che carica il liquido e il pene va in flaccidità. Benissimo. Questa è la protesi peniena. Quella è la protesi peniena. Fa un male cane? No, non fa nulla, perché si sviluppa una cicatrice qui intorno, una capsula, il paziente non sente niente. Ma uno non viene mai poi, no? No, uno viene. Sì, ma non viene, non eiacula, diciamo, di solito. Come no? Cioè, beh, se ha tolto la prostata per un tumore, no. Però raggiunge l'orgasmo. Sì. Un paziente invece che ce l'ha, che non ha tolto la prostata, eiacula fisiologicamente. Ma è mutuabile questo tipo di operazione? Cosa non è mutuabile. Cosa non ho capito? Mutuabile. Che vuol dire? Non lui si fa pagare solamente senza mutuo. Io lavoro solo privatamente. Però è un intervento che potrebbe essere mutuabile, cioè allora, lo Stato riconosce questo è un tema importante per me dovrebbe sì, la felicità perché? Sessuale dovrebbe essere tra le cose. Donne hanno metterlo diritto finanziario, no? Per questo dico, possiamo metterlo nella manovra finanziaria. Le donne hanno diritto nei LEA alla protesi mammaria dopo il tumore, anzi contestualmente al tumore al seno. L'uomo, se toglie la prostata, questa ho toccato indirettamente certo, un grande questa è una cosa è una grossa cioè, battaglia inserire sociale. In finanziaria la possibilità di mettersi la pompetta, assolutamente quella membrana che è lì, che cos'è, dottore? Questo si chiama Peniflex, è una guaina di silicone che serve per allargare la circonferenza. C'è uno che c'ha la circonferenza un po' strettina, sì, perché poi la sensibilità più con la circonferenza. Posso dire che siete riusciti a catturare l'attenzione della Comi, che ha uno sguardo, mentre in genere ha uno sguardo vitreo, sto seguendo, ora è attenta, ha superato la sua soglia. A lei piace più una domanda quasi ridicola, perché è evidente la risposta, no? C'è uno qua, le circonferenze grosse le piacciono? Non troppo, perché io ce l'ho piccolina. Ah, lei ce l'ha piccolina. Sì, dunque quindi mi fa male troppo grosso. Mamma troppo mia. Grosso. Perché dobbiamo dare dei dati? Però ecco, quello che gli uomini non capiscono è che la lunghezza della vagina è sempre 8 centimetri. Sì. Quindi avere 20, 10, 15 non cambia. Sempre beh, 8. Adesso non dica cazzate. Uno che ha 8 o 20 non è così. È questo che conta, è la circonferenza. Sì, perché però se la uno ha 10 o 20, professore, conterà qualcosa, 10 o 20, su. Un uccello di 20 centimetri sarà più consistente, la donna godrà di più con un uccello di 20 piuttosto uno. Sicuramente sarà proporzionato in circonferenza, questo sì, assolutamente, ma la lunghezza della vagina è sempre 8 centimetri. Lei fa queste differenze quando va con gli uomini di lunghezza? No, secondo me fa la differenza, perché comunque a un certo punto mi sbatte sull'utero. Fa male. La realtà dei fatti? Soprattutto in certe posizioni. Qual è la sua misura ideale? La sua misura, non ci ho mai pensato. Non saprei, perché io quando chiedo agli uomini, non so, quanto ce l'hai lungo, non l'ho mai misurato, non lo so. Sì, è vero, questo lo confermo. Tutti quanti dicono la stessa cosa. Non lo so mai alla fine. Troppo grosso per lei non va bene. Troppo grosso per me non va bene, no? Comunque, cosa si può fare con quella membrana? Con questa facciamo un interventino, la mettiamo sotto il derma e allarghiamo la circonferenza. Sotto il derma, ci spieghi un po'. Sotto la pelle del pene. Sotto la pelle? Sì, sotto la pelle. Cioè, è una specie di protesi. È una protesi, a tutti gli effetti. Quanto costa farsi allargare il cazzo? Beh, costa. Cioè, costa, tipo? Più di 10.000 euro. 10.000 euro per farsi allargare il cazzo, capito? Cioè, vabbè, ci sta. Cioè, più ci di sta. Un box, praticamente. No, un box. Box auto. Mi sembra auto doloroso. Compreso il device, compresa la clinica. Il device cos'è? Il dispositivo. Ah, questo device, c'è anche un telecomando. No, ma c'è anche un telecomando. Il telecomando uscirà.
No, però scusi, uscirà uno con il telecomando a distanza da remoto? No, questa. No, ma lasciamo perdere la pompetta. Io parlo solamente quello per l'allargamento. Sì. Quanto costa un'operazione per l'allargamento? Solo l'allargamento. Quanto più di 10.000 euro. Mi dispiace. Solo l'allargamento, senza, sì. Senza protesi, cioè, sì, senza certo. Pompetta e tutto. Questa è una protesi, questa c'ha un costo. Sì. Quindi incredibile. Più quell'altra invece, quella specie di affare che sta là. Questa è un'altra cosa che si usa, si chiama vacuum device. È una pompa sì. Che fa il mamma vuoto. Il pene si mette dentro. Lo metta dentro? Lo metta dentro, quello dove? È un pene piccolissimo. questo ecco come prova. Si mette il pene dentro e facendo una trazione qui si toglie l'aria sì. E si ossigena perché ma, si manda ma il ma pene. Ma perché devi ossigenare? A che serve? Per rivascolarizzare i corpi cavernosi nei pazienti che hanno avuto un tumore alla prostata. Ma lo potrei fare anch'io, diciamo. Certo. E che vantaggi mi dà? È come fare gli addominali in palestra. Cioè, per allenare il pene che diventa più tonico. Lo stretching. Uno stretching del peneno. Benissimo, grazie. Italiani! Che disastro. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8.